Questo capitolo intitolato Storia delle tasse e il potere delle aziende si apre con una critica incisiva alla mentalità di Robin Hood, ovvero l'idea diffusa di tassare i ricchi per redistribuire la ricchezza ai poveri. L'autore sostiene con forza che questa filosofia, apparentemente nobile, ha in realtà danneggiato principalmente la classe media che si ritrova a sostenere il peso maggiore del carico fiscale. Kiyosaki traccia una breve ma illuminante storia delle tasse, spiegando come queste siano evolute nel tempo. Inizialmente, infatti, le tasse erano misure temporanee che colpivano esclusivamente i ricchi e introdotte per finanziare guerre o progetti specifici. Gradualmente, però, sono diventate permanenti e hanno iniziato a gravare principalmente sulla classe media. Viene evidenziato come i ricchi, grazie alla loro conoscenza finanziaria e legale, abbiano trovato modi sofisticati per ridurre significativamente il loro carico fiscale, principalmente attraverso l'uso strategico delle aziende. Il testo mette a confronto due filosofie diametralmente opposte: quella del padre povero dell'autore, un burocrate governativo che credeva fermamente nel ruolo del governo come strumento per aiutare le persone, e quella del padre ricco, un capitalista convinto che vedeva il governo come un'entità inefficiente e costosa. Questo confronto serve a illustrare come diverse prospettive sulla ricchezza e sul ruolo del governo possano influenzare profondamente le scelte finanziarie e personali. Kiyosaki dedica una parte significativa del capitolo a spiegare in dettaglio come i ricchi utilizzino le aziende come strumento per proteggere e far crescere la loro ricchezza. Vengono evidenziati i numerosi vantaggi fiscali offerti dalle strutture aziendali, vantaggi che non sono generalmente disponibili ai dipendenti comuni. Questa sezione sottolinea l'importanza cruciale dell'educazione finanziaria per comprendere e utilizzare efficacemente questi strumenti legali e finanziari. Il capitolo enfatizza nuovamente l'importanza di occuparsi del proprio business, un concetto che l'autore considera fondamentale per il successo finanziario. Questo significa concentrarsi sulla costruzione e la crescita della propria colonna degli asset invece di lavorare esclusivamente per un salario. Kiyosaki condivide poi la sua esperienza personale raccontando in modo dettagliato come ha iniziato a costruire il suo business mentre lavorava ancora come dipendente, illustrando così un percorso pratico verso l'indipendenza finanziaria. Un concetto chiave introdotto nel capitolo è quello di quoziente di intelligenza finanziaria. L'autore lo scompone in quattro aree principali di competenza: contabilità, investimenti, comprensione dei mercati e conoscenza approfondita delle leggi, in particolare quelle fiscali. Viene sottolineata l'importanza di sviluppare queste competenze in modo sinergico per raggiungere una vera indipendenza finanziaria e costruire una ricchezza duratura. Il capitolo dedica poi una sezione significativa all'illustrazione dei vantaggi fiscali e di protezione legale offerti dalle aziende, grazie alle quali è possibile ridurre legalmente il carico fiscale attraverso varie strategie, come ad esempio la deduzione delle spese prima del pagamento delle tasse. Inoltre viene evidenziato come le strutture aziendali possano anche offrire una protezione significativa contro le cause legali. Kiyosaki incoraggia vivamente i lettori a esplorare queste opzioni legali e finanziarie come parte integrante della loro strategia finanziaria complessiva. Sottolinea che la conoscenza di questi strumenti non è riservata solo ai ricchi, ma può essere acquisita e utilizzata da chiunque sia disposto a investire tempo nell'educazione finanziaria.